Ehi, lo sai che su Fandomio puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Si parla finalmente un'altra volta di Spider-Man Across the Spider-Verse, da un po' che non ne parlavamo, ed è saltato fuori un nuovo rumor con, indovinate un po', Maguire e Garfield. Ormai ragazzi, Maguire e Garfield li mettono dappertutto, anche nei cereali, fra poco li troveremo. Ebbene, pare che appunto, secondo il leaker che ci ha anche detto che Maguire e Garfield torneranno in prossimi progetti live action. Ecco, sempre lo stesso leaker ci dice Amber che torneranno in questo Across Spider-Verse, ma non come personaggi importanti alla trama, ma come cameo, quindi probabilmente potremo anche vederli per pochissimo tempo, addirittura per pochissimi secondi. Quindi non stiamo parlando di una presenza eccessiva, ma ci sta, perché comunque Spider-Man, questo Spider-Man Across Spider-Verse è uno Spider-Man che punta, almeno come ha fatto nel primo, a personaggi mai visti nel mondo di Spider-Man per quanto riguarda il cinema. Vedremo per esempio Spider-Man 2099, che si è visto già nel trailer, e poi altre versioni che attendiamo tantissimo di scoprire quali saranno. In questo momento devo dire che non me ne viene in mente neanche una. Diciamo che un piccolo sogno ce l'ho, quello di vedere spettacolo a Spider-Man, anche se magari potrebbe anche essere una cazzata, non lo so, però sai, visto che comunque è una roba animata, perché no? Perché no? Potrebbe anche starci, ma vedremo ragazzi, vedremo. Intanto, niente, hanno messo Maguire e Garfield pure qua dentro, ma ripeto, niente di particolare, una piccola apparizione. Speriamo che sia un'apparizione anche abbastanza lunga, non troppa, perché ripeto, non sono loro i personaggi che interessano particolarmente questo film. Poi, vabbè, sarebbe un po' ripetitivo vedere Maguire e Garfield insieme, che combattono insieme un altro Spider-Man, pure in questo film. Ah, ma c'è anche Tom Holland, ovviamente, ragazzi. Mi ero dimenticato di dirlo, perché comunque, sapete, i rumor sono sempre stati su Maguire e Garfield. Non ho mai sentito un rumor su Tom Holland che deve apparire per la prima volta da qualche parte. Quindi sì, ci saranno tutti e tre praticamente. Dai, sarà una roba abbastanza veloce, secondo me. Magari durerà pochissimo. Però comunque fa piacere sapere che torneranno ancora una volta. Tra l'altro lo Spider-Man di Raimi era stato già citato tantissimo nel primo film, ricordate, no? Con il treno, il bacio a testa in giù, MJ e Peter nel bar. Ma adesso vedremo il vero Toby all'interno di questo film. E vediamo anche alcune fan art che ci mostrano come potrebbero essere questi personaggi all'interno di Spider-Man Across the Spider-Verse. Dove uscì tra l'altro l'8 aprile 2022 questo film, però causa pandemia, come sapete, non si è potuto fare un cavolo e niente, il tutto verrà rimandato a ottobre. Vediamo anche cosa salta fuori nei prossimi mesi, perché comunque hanno mostrato una clip a dicembre. E secondo me i tempi sono anche abbastanza maturi per mostrare il primo trailer ufficiale di questo film. Secondo me lo tirano fuori anche a maggio, giugno, secondo me per l'inizio dell'estate avremo il primo trailer. Vabbè ragazzi, niente, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale su Twitch e tutti gli altri social in descrizione. Vedremo, vedremo un po' ragazzi, sono molto 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 curioso di questo film, è uno di quelli che attendo di più quest'anno, perché il primo è stato molto bello, dal secondo non so se aspettarmi ancora di più o se aspettarmi comunque il lavoro ben fatto come il primo. Vedremo. Io intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.